stai facendo, nonno? Da leone. Da leopardo. Oh, ormai stanno mettendo le figlie dappertutto. Vedi che si piace. L'occhio. Pigimi il naso. Oh, boh, gli occhi, boh. Basta gli occhi. Da? Da leopardo, mi. E devo lo coglio. Boh, basta, basta. Vi sto mostrando qual è il motivo di questo video, la centrifuga per filtrare il miele. Ora io avevo questo problema della filtrazione del miele che ho risolto poi con una vasca di decantazione. Prima di questo ero sempre fissato negli anni che una centrifuga avrebbe potuto risolvere questa fase della lavorazione del miele, così che ne ho acquistato una, poi l'ho adattata realizzandogli la vasca dove questa centrifuga si scaricava. Adesso qua è stato smontato il circolatore dell'acqua perché mi serviva, gli ho realizzato poi una piccola caldaietta che serviva a tenere un po' calda l'acqua che avrebbe poi riscaldato il circuito. Qui c'è la pompa pneumatica che serviva a pompare il miele in uscita dalla centrifuga. Comunque tutto un macchinario che non vi dico, con la sua bella piattaforma di appoggio, tutto fatto bene. Poi abbiamo messo in funzione questa macchina e ci siamo accorti invece che è totalmente inutile perché si intasa molto rapidamente. Come vedete c'è una stoffa di nylon che serve a filtrare il miele, però il miele, come potete notare, si incastra nei suoi bordi con la cera micidiale e le scagliette di cera piano piano occludono tutta la superficie di filtraggio. E poi vedete che la cera è andata a sbattere fuori, uscita dalla vasca, è andata a sbattere fuori e praticamente ha reso inutile tutto quello che si era fatto, perché praticamente si intasa troppo rapidamente. Se hai una certa quantità di miele da filtrare non serve a nulla. Per questo motivo tutti mi fanno nero, mia figlia per primo, e come avete visto anche mio nipote si è divertito a fare questo. La gente, non solo nell'apicoltura ma in tutte le professioni, ha la memoria corta, così che puoi fare tante cose bellissime, appena ne sbagli una tutti ti potranno dire: stai zitto che hai costruito la centrifuga, te lo dicevamo tutti che non serviva a niente. E vabbè, pazienza. Questo macchinario, vi faccio il filmato perché se qualcuno avesse le stesse velleità mie se lo scordi e percorre altre vie. Nel prossimo video parleremo del nido stretto, andremo nel secondo apiario dove siamo andati per girare questa serie e così potremo fare un confronto con l'apiario di Monte Petrosu. Iscrivetevi al mio canale, ai prossimi video.